Due applicazioni promettono di migliorare la qualità di vita di chi vive e lavora negli edifici di ultima generazione, quelli ad altissima tecnologia. Vediamo. Smart building, edifici intelligenti che grazie alla tecnologia raggiungono un alto grado di efficienza. Un esempio pratico è l'applicazione di questa piattaforma che serve a monitorare il microclima all'interno di un ambiente di lavoro. I sensori di questa centralina misurano diversi parametri: temperatura, qualità dell'aria e della luce, umidità, inquinamento acustico. Questi due valori vengono registrati ogni minuto e mandati su una piattaforma di elaborazione dove calcoliamo un indice che abbiamo stabilito, abbiamo chiamato indice di benessere. Questo indice viene calcolato sulla base dei valori ottimali che dovrebbero esserci all'interno di un ambiente di lavoro, di un ufficio. Ad esempio, se la stanza non fosse sufficientemente illuminata, arriva un SMS di allerta. Il livello di illuminazione non è adeguato e ci sono 5 lux in questo momento perché ho coperto il sensore. Nel momento in cui vado a scoprire il sensore, il livello di illuminazione tornerà a livelli ottimali e mi arriverà un altro messaggio che mi dice che l'illuminazione è stata ripristinata correttamente. Un'altra app permette di individuare persone in difficoltà o uscite di sicurezza in situazione di pericolo, utilizzando il percorso più breve. L'app permette di localizzare gli utenti all'interno degli spazi chiusi, come fosse un GPS, grazie alla triangolazione tramite questi dispositivi. Sono dei beacon BLE, funzionano quindi con un Bluetooth e quindi sono compatibili con tutti gli attuali smartphone in commercio. Poi vengono mappati su quella che è la piantina dell'edificio e a quel punto l'applicazione sa esattamente dove si trova perché interagisce con questi dispositivi che emettono un segnale a bassa potenza, quindi comunque che non è rischioso per la salute e non interferisce con le altre apparecchiature. E per oggi Pixel si chiude qui, ma voi veniteci a trovare su TG3 Tech, sul sito del tg3.rai.it e scriveteci a pixel@rai.it.